ragazzi, Code Code oggi siamo qui per fare un nuovissimo episodio qui sugli SG Heroes. Ragazzi, quest'oggi siamo qui appunto ovviamente nell'unico server dove si trova questo fantastico minigame, ovvero gli ivmc.eu. Ragazzi, per chi ancora non conosce questa modalità, come ogni video qui sugli SG Heroes, andrò a fare una breve ripetizione appunto durante il video. Comunque, per farla in breve, si tratta di un survival games però con qualche caratteristica in più e che dura leggermente di meno. Detto questo qui ragazzi, vi invito come al solito a lasciare un bel like, un commento e adesso ci vediamo direttamente in partita. Ok ragazzi, rieccoci qui in partita, non so se si è visto ma praticamente ragazzi adesso sto utilizzando finalmente la 1.8 anche in questi SG Heroes. Me l'avete consigliato perché come potete vedere adesso compaiono le scritte in faccia a noi, quindi è davvero una cosa molto fantastica che comunque può far comodo magari senza andare sempre lì a guardare la chat. Intanto ho trovato della roba molto ma molto utile, come potete vedere ragazzi siamo capitati praticamente nella stessa mappa dell'altra volta, ma da quella che ho capito praticamente capita la maggior parte delle volte questa mappa. Adesso non so il motivo, non so neanche se c'è soltanto questa qui, però da quello là che so ce ne stanno anche altre che girano ovviamente su rotazione. Allora raga, in pratica noi adesso non possiamo essere uccisi, come penso la maggior parte di voi sappiate, né da danno di caduta né da danno di player, e abbiamo praticamente questi 3 minuti per andare a prendere le varie chest nella mappa. Allora intanto devi rimetterci subito questa corazza, ho anche un arco, ottimo, e comunque abbastanza roba utile. L'unica cosa che adesso ci serve quasi al 100% è una spada migliore o comunque se possibile anche un attimino di armatura in più. Allora io direi di farci un attimino un giro a random della mappa, e da parecchio che comunque sia un gioco a Minecraft, ci tengo anche a dire questo qui perché comunque non sto avendo molto tempo per giocarci in quest'ultimo periodo, però non c'è alcun problema raga, come al solito giriamo sempre le mappe anche un pochettino per conoscerle, per magari farvi sapere anche a voi dove che si trovano le varie ceste, perché io è da un pochettino di tempo che ormai le ceste le vado a prendere a caso per la mappa, cioè non ho proprio un route preciso dove andare a prendere ogni game le varie ceste. Anche se comunque sarebbe molto più comodo, in quanto facendo in questo modo qui noi sappiamo dove si trovano le varie ceste. Allora, io già ne ho fissate qua un paio. Allora, ne sta una qua dopo questa ferrovia. Perfetto, un'ascia e un caschetto. Il caschetto comunque è abbastanza buono, e se non sbaglio l'ascia ha la stessa potenzialità, 4 danni, 4 danni. Vabbè, questa qua l'ho già presa? Non mi ricordo. No, non l'ho presa. Ok, abbiamo anche qua degli stivaletti. Comunque raga, ovviamente dopo questi 3 minuti che potete vedere che stanno intanto scorrendo qua in basso, adesso siamo praticamente quasi a un minuto spaccato, andrò a fare un PvP 1 contro 1 contro un avversario random, e se vinceremo praticamente anche quell'1vs1 andremo nel match finale, e chi è che ragazzi invece arriverà alla fine, appunto al deathmatch finale, vincerà il game e gli verrà penso assegnato un punto. Ok, da quello che so 30 secondi rifilano, me l'avete pure detto, e io sono stupido, le ceste le hanno già rifillate, io come un deficiente me ne sono praticamente andato dall'altra parte della ferrovia. Oddio raga, sono proprio stupido, cioè potevo adesso prendere un bel pochettino di roba. Vabbè dai, forse ne riesco a prendere una. Dai, prendiamo subito questa qua, qui davanti. Ah ragazzi, la spada in ferro, cioè la spada in pietra, adesso neanche più ci vedo. Ottimo comunque. Va bene ragazzi, tra 10 secondi ci teletrasporterà, anzi meno in realtà. Ok, ci ha teletrasportato contro questo qui che sembra che non ha neanche un pezzo di armatura, quindi non ha neanche la spada in mano, però avrà sicuramente quella in legno. Quindi ragazzi, possiamo dire che siamo stati fortunati questa volta a fare questo 1v1 contro questa persona, perché se non sbaglio l'altra volta ci siamo beccati uno abbastanza corazzato, però ce l'abbiamo fatta anche in quel caso. Allora, un minuto, cioè un minuto, che caso, sì, un minuto, giusto. Va bene, vabbè, purtroppo questo qua non ha molto scampo, perché purtroppo non aveva nulla, cioè questo qui forse non sapeva che doveva andare a beccare le altre ceste, insomma doveva andare ad aprire le altre ceste, infatti è rimasto soltanto con la spada iniziale. È una cosa un pochettino brutta trovarsi un avversario senza nulla addosso, senza drop che comunque ti può rilasciare, perché comunque noi adesso dovremmo essere messi peggio rispetto a quella che hanno vinto il PvP, in quanto come che potete vedere adesso io, che cos'ho, sono messo normale, quindi comunque al deathmatch finale veramente sicuramente mi arano male, perché comunque gli altri che magari hanno fatto il PvP contro una persona più corazzata avranno dei drop in più rispetto a me. Comunque adesso siamo qui appunto a fare il deathmatch finale, intanto qui in chat sta scritto che abbiamo vinto 5 token, praticamente li potete spendere in giro per il server. E ok, qua intanto che compaiono le varie scritte in inglese che vanno sempre ogni volta, come giusto che sia, a spiegare com'è che funziona il minigioco, ma voi ormai lo sapete ancora di più di me.
Allora, io cerco però questa volta di scappare parecchio, perché almeno cerco di arrivare come la scorsa volta tra i primi tre. Sicuramente non vincerò perché, come potete vedere, c'è gente che ha un botto di roba, come potete già notare. Cerco insomma di cavarmela in questo modo, andando un pochettino in giro. Però è un pochettino... Non ho frecce, purtroppo non ho neanche le frecce. Vabbè, dai, vediamo che cos'è che riesco comunque a fare. Penso ben poco, come ho già detto, però vediamo, dai. Quello là intanto appena ucciso uno, l'ho visto, quindi avrà non molta vita. Intanto usa la canna da pesca e mi sta praticamente arando. Non è che posso fare molto da quello là che si può vedere. Intanto esplosioni random, perché anche è molto figo che se voi praticamente trovate delle TNT in giro, nelle varie casse o comunque in giro, anche dei drop di altri, se le piazzate dopo non so quanti secondi, ma penso non più di due, esploderanno e faranno un danno abbastanza notevole. Ok, qui c'è un ragazzo che sta mangiando le sue carotine. Non so perché non mi riesce a colpire questo qua, però sta mettendo delle ragnatele a random. Ma che cazzo stai facendo? Senti, ma che fai? Me lo spieghi che stai facendo? A quanto pare, forse, non so se stava laggando, comunque mi ha lasciato parecchi drop, ma tanto già lo so che adesso mi fanno fuori. Vediamo però se riusciamo a sopravvivere, raga, che è molto figo sopravvivere e anche vincere questo minigame. È davvero fighissimo vincerlo, perché comunque devo dire che in pochi ce la fanno. Non so, ragazzi, quant'è che siamo rimasti. Eccolo! No! No, vabbè, non me ne sono accorto proprio per niente. Vabbè, è giusto, ragazzi. Purtroppo ci ho messo troppo per, come si dice, per aggiustarmi l'inventario. Infatti questo qui è riuscito proprio malissimo a farmi fuori. Però devo dire che sono contento perché abbiamo fatto secondo posto. Ed è poche volte, ragazzi, mi capita di fare secondo posto. Devo dire che siamo stati abbastanza fortunati. E comunque sia, mi sono divertito come al solito a fare questo minigioco qua. Detto questo qui, ragazzi, io spero che questo video qui vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like e con un commento qua sotto. Io per questo video direi che è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti, ragazzi.